25 aprile a tutti. Sono qui in questo luogo particolare con un amico che mi accompagna da anni in queste vicende, Mauro Giudici, e voglio parlarvi del nostro 25 aprile, però a partire da un aspetto fondamentale. Articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Dico questo perché appare evidente anche nelle parole del Presidente della nostra Repubblica che di contro a chi si oppone alla guerra che noi occidentali stiamo praticando contro le truppe di Putin, parla di pacifismo ideologico, come se noi non dovessimo ricordare che l'Occidente, a partire ormai dal lontano Vietnam, per passare all'Iraq, alla Siria, alla Libia, alla guerra portata avanti dal sinistro D'Alema, abbiamo, come dire, giustiziato più di 1 milione di persone. Un'eccellente democrazia, a partire ovviamente da quelli che si considerano i più democratici del mondo, gli Stati Uniti. Nel Donbass la guerra c'è dal 2014, ma non ce ne siamo accorti. Bruno Vespa, proprio in un editoriale del Giorno di pochi anni fa, dice: ma ce ne siamo purtroppo dimenticati di quel momento di guerra. Ora però i cattocomunisti fanno la marcia della pace da Perugia ad Assisi. Grazie Bruno Vespa. Vorrei dire che siamo all'eclissi della nostra Costituzione, alla crisi della democrazia costituzionale. L'Italia non è neutrale, l'Italia è belligerante, mandando armi laddove l'inferno noi continuiamo ad alimentare. Oltre a ciò l'aspetto culturale, si vuole vietare Dostoevskij, si vogliono vietare le musiche di Tchaikovsky. Insomma, il neoliberismo armato sta trionfando. States e succubi, i paesi della NATO. Allora io vorrei leggervi una poesia di Lorenz Ferlinghetti, nato nel 1919 e morto nel 2020 a 101 anni, figlio di un italiano ed una portoghese nato a New York, un grande poeta. La poesia. Pietà per la nazione. Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore e i cui pastori sono guide cattive. Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi, i cui saggi sono messi a tacere e i cui fanatici infestano le onde radio. Pietà per la nazione che non alza la propria voce, tranne che per lodare i conquistatori e acclamare i violenti come eroi, e che aspira a comandare il mondo con la forza e la tortura. Pietà per la nazione che non conosce nessun'altra lingua se non la propria, nessun'altra cultura se non la propria. Pietà per la nazione il cui fiato è denaro e che dorme il sonno di quelli con la pancia troppo piena. Pietà per la nazione o pietà per gli uomini che permettono che i propri diritti vengano erosi e le proprie libertà spazzate via. Patria mia, lacrime di te, dolce terra di libertà. Beh, così per continuare a dare un afflato, come dire, da comedì,
Vi leggo un altro brano di Ferlinghetti. Il cane nella casa bianca. Vivo qui da 6 anni, se lo chiami vivere. Parlo di stare rinchiuso. È una scena davvero strana qui, fattelo dire. Non puoi sollevare una zampa senza che qualcuno ti sbatta fuori a calci. Qui non puoi neanche andartene in giro ad annusare nel caso tu sperassi di sotterrare ossa sepolte. No, signore, le ossa sepolte sono qualcosa che il mio padrone non vuole che siano disotterrate. E quando suonano l'inno nazionale non ci si aspetti che io urli. E non posso nemmeno cominciare ad abbaiare nel giardino delle rose. Non c'è aria fresca qui fuori. Il mio padrone tiene un sacco di discorsi qui per i giornalisti accreditati e le capienze surtiti. E ti dico che non è un posto per me, per un cittadino che si rispetti come me. Ho le piastrine di riconoscimento, proprio quelle come quelle che portano i soldati, così possono identificare chi è chi ogni volta che si è rispediti a casa in una cassa. E il mio padrone mi appende una specie di croce santa attorno al collo per scacciare le mosche, suppongo, ma non funziona. Ti dico che ha una vita da cani qui. Il mio padrone non tollera cani arroganti. Sì, cerco di adeguarmi e gli lecco anche le scarpe di tanto in tanto, proprio come fa ogni scimmia quando vede un'altra scimmia farlo. E ho una certa posizione qui. Sono ufficialmente un cane da guardia, sempre allerta, per fiutare qualche terrorista nella catasta di legno. Riconosco un terrorista quando ne annuso uno, devi credermi, perché ne ho fiutati tanti qui dentro. Fatelo dire, baby. Devo dirtelo, baby. Devo confessarlo agli americani. Anche quando gli sto leccando le scarpe, il mio padrone, letteralmente, mi terrorizza. Loris Ferlinghetti. E a chiosa di questo breve intervento vorrei dare un senso alla poesia di tutti i poeti del mondo, me compreso. Poesia come arte che insorge. Osa essere un guerrigliero poetico non violento, un antieroe. Controlla la tua voce più incontrollata con compassione. Fai il vino nuovo con gli acidi della rabbia. Ricorda che gli uomini e le donne sono esseri infinitamente estatici, infinitamente sofferenti. Solleva i ciechi, spalanca le tue finestre chiuse, solleva il tetto. Svita la serratura delle porte, ma non buttare via i cardini. Loris Ferlinghetti. E noi quanti cardini abbiamo buttato al vento? Un'ultima cosa. Voglio levare voce per solidarietà con Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, che ha denunciato gli errori di guerra dell'Occidente in Iraq e in Afghanistan. Oggi, se viene estradato dall'Inghilterra, dove era recluso, dovrà scontare 175 anni di carcere perché ha dato voce alla libertà di informazione. Cari giornalisti con l'elmetto, vi saluto, Maurizio.